Benvenuti in questa nuova pausa caffè. Oggi torno a parlarvi di una cosa molto figa per aprire il vostro cancello di casa. Ma prima... Sfiga! Aldo Ricci presenta Pausa Caffè. Pausa Caffè. Girano i dischi di Aldo Ricci. Allora. Quello non era un fondale, ma era una parete. Allora, oggi voglio farvi vedere che cosa ho preso. Cioè, questo, che è il One Control Solo versione Pro. Vedete, Anton ha già preso la versione Basic, cioè la versione base che io ho comprato lo scorso anno, che noi praticamente abbiamo collegato qui. Adesso però andremo a togliere quella e andremo a montare questa. Allora, andiamo a creare un fondo per il nostro setup. Così lo mettiamo là, come vedete è facile prendere due pezzi di legno e fate il background. Ta ta ta. Ecco, lui è Simon. Vabbè, lui è Anthony, lo conoscete già. Apri, fai così, spingi, vai, tira fuori. Ok, il kit contiene anche in questo caso la centralina. Qui dentro abbiamo le cose che servono per bloccarla e volendo potreste anche attaccarla con le fishes, ma non ci interessa. Poi qui abbiamo il codice PIN che serve a... adesso poi vi faccio vedere come funziona il codice PIN. Possiamo procedere con l'installazione. Per procedere all'installazione, sì, esatto, basterà fare questo, cioè andare a creare con le fascette il sistema. Questo qua in teoria dovrebbe sganciarsi, esattamente. Quindi l'installazione in realtà è molto semplice, perché questo qua si infila qua, così. Oh, lo infilo io. Guardate, ci pensa Enzo. Sì, esatto. Oh. Si infila là e quindi stessa cosa, si sfila e si andrà a mettere con le fascette qua, dove ci interessa. Allora, aspetta, non lo stringere tutto, fai così. Allora, vi dico solo che praticamente le ha montate Anthony, quindi potete capire che è molto facile. Vai. Perfetto. Okay. Il montaggio è avvenuto. Un'altra cosa che è interessante è la durata delle batterie, perché se tenete conto che io l'ho comprata a luglio e l'ho cambiate una volta, voglio dire, le batterie che vanno qua sono i mega torcioni, quelli grandi, eh. Allora vi faccio vedere che cosa accade quando attivo la condivisione. Quindi vado sul mio telefono, attiverò la condivisione per il numero di patti, per esempio. Lei ha l'applicazione già attiva, avanti. Vabbè, qua gli posso dire quando deve essere attivata e quando deve essere disattivata. Creo la condivisione, in automatico da qua gli verrà detto che, guardate, vado avanti, inizia subito, il telecomando è pronto per essere utilizzato, quindi in automatico basta avere l'applicazione sul telefono per ritrovarsi pronta, per ritrovarsi la possibilità di sfruttarlo. Qui nelle impostazioni ovviamente non c'è quello che vedo io, ma ho la possibilità di attivarlo, di ricevere una notifica quando mi avvicino al cancello oppure o per no. Come si fa per registrare la possibilità di sfruttare con Siri? Basta andare nelle impostazioni, vedete qui c'è l'impostazione di per aprire il cancello con Siri. Vi basterà registrare per la prima volta la voce solo apri il cancello. Ehi Siri, apri il cancello. E lei andrà in automatico ad aprire il mio cancello. Spero sia stata una pausa caffè interessante, soprattutto per chi come me ama da morire quello che è la domotica.
vi lascio il link qua sotto per andarlo ad acquistare su Amazon. Quindi se avete la necessità di sfruttare la condivisione, quindi avete da condividere il telecomando, io mi immagino se avete un B&B, se avete un hotel, se avete qualsiasi cosa che debba per forza avere la necessità di condividere quello che è l'ingresso, bene, con il Control Solo Pro potete condividerlo tranquillamente, basta avere un numero di telefono. Ci vediamo alla prossima pausa caffè, fate i bravi, mi raccomando, e condividete. Girano i dischi di Aldo Ricci.